Enel è sponsor di questa iniziativa, anzi siamo partiti assieme al Comune 15 mesi fa perché riteniamo che la Smart City sia l'evoluzione della città del futuro. Perché siamo interessati? Perché non può esserci Smart City senza una rete intelligente, cioè la rete elettrica così come la rete di comunicazione sono due fattori fondanti su cui costruire tutto quanto invece poi diventerà la Smart City, dalla efficienza energetica degli edifici alla mobilità elettrica, alla qualità del servizio, a tutto quanto rende efficiente, intelligente una città ha bisogno della rete su cui fondarsi. Per quanto riguarda le iniziative, noi appunto abbiamo contribuito alla costituzione di questa associazione che mi sembra molto attiva, molto motivata e certamente stiamo collaborando, abbiamo collaborato, collaboreremo. Come ho detto, abbiamo delle priorità precise sulla qualità del servizio, sul miglioramento della rete, sull'estensione della rete di Genova, perché Genova per la sua orografia, conformazione fisica è una città difficile. Con queste nuove cabine primarie, con la nuova rete che costruiremo, sicuramente daremo respiro alla città sotto questo aspetto e consentiremo appunto lo sviluppo di altre tecnologie. E inoltre su Genova siamo impegnati con la mobilità elettrica, anzi diciamo che proprio il primissimo seme è stato quando il vice sindaco è venuto a trovarmi per dirmi che era interessato all'auto elettrica, era 2008, quindi ancora non se ne parlava come oggi e noi ci eravamo appena attivati e quindi abbiamo già messo una colonnina così un po' simbolo su richiesta del sindaco a Genova, ma conto di vederne molte altre in giro la prossima volta che verrò invitata a un convegno su Genova Smart City.